Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di autismo e di inclusione. E lo faremo insieme alla nostra carissima professoressa Cristina Tornali, con la quale precedentemente abbiamo già affrontato l'argomento autismo. Oggi sarà un approfondimento. Buonasera professoressa e bentrovata. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri telespettatori. Quindi professoressa, come mai oggi ha scelto questo argomento? E guardi, in realtà, essendo anche CER nazionale per il distretto Chivanis Italia San Marino, quest'anno è proprio un anno speciale sia per la diffusione della sensibilizzazione nei confronti di questa tematica. Io non uso il termine patologia perché è veramente una tematica proprio ad ampio spettro, perché si parla proprio del disturbo dello spettro autistico, perché i disturbi in realtà sono polimorfi, sono diversi, si comportano quasi come la luce dell'arcobaleno che si rifrange in molte sfumature, debbono essere compresi in maniera adeguata, perché spesso c'è un gran parlare della problematica sia nelle scuole, nelle famiglie, ma in realtà nessuno ancora sa esattamente che cosa sia l'autismo e soprattutto non si sa in che cosa consista l'inclusione, di cui se ne parla tanto e si ha una risposta molto specifica, e ancora di più parlando in questo modo non si fa altro che ghettizzare la problematica. Noi dobbiamo partire dal presupposto che la persona che ha una modalità diversa di essere non è una persona da considerare disabile, è una persona che ha avuto un diverso sviluppo neuroevolutivo. E questa è la chiave, diciamo, di questa problematica, perché è proprio per definizione l'autismo. Dice: ma che cos'è l'autismo? È proprio un disturbo neuroevolutivo che coinvolge il linguaggio, l'apprendimento, la comunicazione. Bisogna spiegare subito alle persone due cose fondamentali: che esiste una bilancia fra la parte genetica, quindi la predisposizione genetica di questa modalità, e l'ambiente. Entrambe hanno un peso importantissimo, e se in questa bilancia il peso va più da una parte o dall'altra, chiaramente possiamo capire che ci sia immediatamente un'alterazione. Vorrei spiegare in maniera più semplice: noi tutti esseri umani, quando nasciamo, non nasciamo già preconfezionati sotto un profilo neurologico. Il nostro completamento dello sviluppo avviene nei primi due anni e mezzo di età, e questo è in senso organico, non è assolutamente un aspetto psicologico, è fondamentalmente organico. Per esempio, la formazione della sostanza bianca, che è parte del cervello, parte di molte connessioni del cervello, parte anche del rivestimento di molte strutture neurologiche, completa la sua formazione intorno a questo anno di età, due anni e mezzo. Non solo, esistono già studiatissime delle problematiche genetiche che sono multifattoriali, cioè multigeniche. Addirittura abbiamo più di 100 geni coinvolti e a diverse penetranza. Cosa vuol dire? Che ogni gene è, diciamo, incide in un certo modo piuttosto che un altro, quindi possiamo immaginare veramente una complessità genetica particolare. Questa complessità genetica, quando non viene bilanciata dall'ambiente, è questo che è fondamentale, poi l'ambiente, come nella bilancia, va giù e emergono esattamente solo le problematiche genetiche. Che cosa fanno queste? Comportano un disturbo neuroorganico, quindi non è un disturbo psichico, attenzione, neuroorganico, è un'alterazione appunto dello sviluppo del cervello. Che cosa produce questo? Un corso diverso dello sviluppo cognitivo, cosa vuol dire? Della nostra capacità di apprendere, e una diversa organizzazione del comportamento. Quindi si tratta di persone che sono fatte in maniera differente. Questo non vuol dire che siano persone, diciamo,
da ghettizzare o disabili, in questo poi andremo sull'inclusione, ma che appartengono a un mondo morfologico particolare. Non solo, vorrei dire ancora questo, per fare un esempio molto pratico a chi ci ascolta e per fargli fare, come dicono gli inglesi, un inside, cioè un'immersione, un full immersion nella problematica, come se fossero loro, per esempio, dei soggetti autistici. Ecco, facciamo capire alle persone cosa può provare o come può sentire un ragazzo o una persona appunto autistica, che vuol dire anche capire come si manifesta l'autismo. Le manifestazioni sono tante. E la più conosciuta è quella del deficit sociale, cioè della comunicazione. Poi c'è il deficit di immaginazione, su questo avevo parlato molto la volta scorsa, ma ci sono molte altre manifestazioni, per esempio l'ansia, le anomalie sensoriali, i deficit delle funzioni esecutive e le anomalie dell'attenzione. E noi siamo abituati appunto a parlare di anomalie perché vediamo questa problematica dall'esterno. Ora, per capire all'interno la problematica dobbiamo un attimino partire dalla modalità diversa di comprendere la realtà. L'uomo ha una prerogativa di cui avevo, diciamo, disquisito più approfonditamente la volta scorsa, che è l'immaginazione, che è una delle capacità creative dell'uomo, esclusivamente creativa, quella che ci differenzia dagli animali e che è diversa dal ricordo dell'immagine, quindi non è una memoria dell'immaginazione, ma è una capacità di creare oggetti, di creare immagini con la, qualcuno direbbe con la fantasia, ma è proprio una creazione dal nulla, un po' come quando qualcuno racconta una favola a un bambino che non ha mai visto nulla in TV di quella favola, quindi non può ricordare, ma deve costruire l'immagine, e questa immagine deve essere costruita dalla sua mente, quindi dalla sua capacità creativa. Questo è il nocciolo della questione, perché dalla incapacità, quindi dal deficit di immaginazione, si va nel cosiddetto repertorio ristretto di attività e interessi, quindi non riuscendo a creare immagini, quella persona, anche diciamo con l'ansia, perché l'ansia è un altro elemento destruente nel mondo, diciamo, di questo tipo di essere differenti. Quindi il repertorio ristretto di interessi, i comportamenti ripetitivi di cui tutti conoscono, i comportamenti stereotipati, e tutto ciò deriva proprio da questo deficit dell'immaginazione. Quindi dobbiamo sapere che l'immaginazione è una capacità creativa dell'uomo che deve essere assolutamente coltivata in quella fascia di età dei bambini, appunto, che vanno dagli 0 a 2 anni e mezzo. Questo è anche una parte fondamentale dell'inclusione, perché quando si parla di normativa inclusione, e quindi nelle scuole si fa riferimento spesso al decreto legislativo 66 del 2017, che prevede l'assilazione del PEI, cioè il piano educativo individuale, la compartecipazione delle famiglie, il coordinamento degli specialisti, però si parla tanto anche qui di questo PEI, però poi in definitiva quando si va nelle scuole, a parte l'intestazione e alcuni programmi, nessuno in realtà lo sa compilare correttamente sotto proprio il profilo neuroriabilitativo, e questo io direi che è anche un vulnus. Perché parlo poi di inclusione? Perché quando si insegna al ragazzo, chiunque esso sia, le metodiche per favorire l'immaginazione, si fa certamente un gran servizio a chi ha la problematica dell'autismo, parliamo così per semplificare, perché poi si dice autismo, sappiamo che si chiamano disturbi dello spettro autistico, ma semplifichiamo. Quindi, non solo si fa un gran servizio allo sviluppo
sviluppo delle capacità immaginative del ragazzo che è deficitario, ma soprattutto si fa moltissimo per il ragazzo normodotato, cosiddetto per noi neurotipico, che necessita di implementare e quindi di implementare queste abilità dell'immaginazione, quindi della capacità creativa dell'uomo, che ripeto è una grandissima capacità che lo guiderà per tutta la vita. Quindi quando si effettuano degli esercizi da parte degli insegnanti, non esiste solo l'insegnante di sostegno che si appiccica, perdonatemi il termine, al ragazzo abbisognevole e magari fa in modo che gli altri lo tollerano. No, non è questa l'inclusione. L'inclusione è utilizzare delle metodiche educative simili e uguali per tutti, per cui il ragazzo che ha una difficoltà la equipara, chi invece è normotipico riesce a potenziare le proprie capacità. Pensate che attraverso le capacità e il potenziamento dell'immaginazione noi possiamo arrivare anche nei ragazzi normotipici al potenziamento dell'intelligenza, al potenziamento delle capacità di memoria. E non è da poco, perché la società oggi che si evolve spesso in senso neurologico. Abbiamo una trasformazione anche digitale delle conoscenze, una capacità di velocità di acquisizione di modelli, di schemi neurologici che naturalmente portano la società al progresso. Poi naturalmente esisteranno anche gli aspetti poco simpatici, diciamo, delle tecnologie che possono essere, avere dei risvolti della medaglia, ma possiamo dire che nelle modalità di inclusione tutto ciò che può essere utile al potenziamento della immaginazione è quello che può servire a tutti. Quindi dobbiamo uscire dal concetto in cui l'inclusione sia una sorta di tolleranza a scuola di soggetti che possono, classico il termine di alcuni insegnanti in cui si dice disturba la classe, ma è al contrario, cioè il ragazzo che ha queste particolari problematiche può essere un grande input di sviluppo della memoria di tutti gli altri. E in qualche modo vediamo anche come. Intanto dobbiamo un attimino dare queste sfumature dell'autismo. Molti sanno che esiste per esempio la sindrome di Asperger, che è cosiddetta definita dei grandi geni, no? Per cui anche Einstein fu affetto da questa patologia, e qualcuno dei nostri tempi come la Greta Thunberg, che è molto conosciuta per le problematiche sull'ambiente, lo dico perché è cosa conosciuta, anche questa tipologia di persone sono persone con, diciamo, prerogative molto particolari. Quindi l'Asperger non può anche non essere considerato addirittura una disabilità, ma diciamo un altro modo di essere, un modo di approccio della realtà in maniera diversa. E qui voglio arrivare, cioè a fare comprendere questa diversa modalità. Questa diversa modalità in molti ragazzi, in molti bambini, si esprime come un deficit della comunicazione. Però attenzione, questo deficit della comunicazione non è che ce l'hanno loro, ce l'abbiamo noi, perché siamo noi che non comprendiamo quel linguaggio. Cerchiamo di capire che il linguaggio autistico è un altro linguaggio, è come se noi siamo in un paese straniero, quindi noi non comprendiamo quella lingua, non siamo compresi dagli altri, e quindi praticamente cosa succede? Che prende una grande ansia, perché io quando vado da un paese straniero non mi capiscono, non riesco a farmi capire neanche col linguaggio del corpo, dei gesti, naturalmente vado in un grave stato di ansia, ed è quello che succede esattamente alla persona che ha questa problematica. Per quanto concerne proprio la problematica del linguaggio, le abilità linguistiche possono essere diverse, cioè chi ha delle difficoltà a comprendere il linguaggio figurato, e qui come vedete l'immaginazione continua a fare la sua parte, il ragazzo che ha la problematica autistica non comprende i modi di dire, le metafore, perché va esattamente sul significato letterale.
quindi sulle espressioni letterali. Poi ci sono moltissimi aspetti della preponderanza, gli aspetti cosiddetti non verbali, cioè il nostro linguaggio del corpo. Bene, i bambini autistici non leggono i gesti, non leggono le espressioni facciali, quindi non li decodificano, quello che noi chiamiamo la prosodia del linguaggio, cioè tutta quella parte di emotività che noi abbiamo nella nostra conversazione. Quel cosiddetto sistema empatico. Però anche qui, attenzione, questa è la nostra sensazione. Cioè noi non riscontriamo del ragazzo che ci sta di fronte lo sguardo, per esempio, questa è una cosa molto tipica, che i ragazzi autistici tendono a non guardare di fronte l'interlocutore, quindi a sfuggire un attimino lo sguardo. E poi abbiamo molte gestualità cosiddette autistiche, come quelle di sbattere le braccia ritmicamente, gli inglesi lo chiamano hand flapping per esempio, oppure agitare le dita davanti agli occhi, il fang and flicking, oppure il body rocking, che sarebbe muovere ritmicamente il busto avanti e indietro. Sono tutti dei gesti cosiddetti ripetitivi, perché in questi gesti ripetitivi esiste, diciamo, lo svolgimento dell'ansia. Cosa vuol dire? Quando noi ripetiamo degli stessi gesti, quando noi persone normali la mattina ci alziamo, troviamo tutto ordinato, ci vestiamo rapidamente perché nessuno ha spostato nulla, e allora andiamo avanti bene. Se per caso qualcuno ci sposta le cose dalla scrivania, ci sposta il dentifricio quando andiamo per lavarci, allora naturalmente ci viene l'ansia. Ecco, per spiegare che cosa succede, la ripetitività è una di quei tappi, utilizziamo anche questa terminologia, questi tappi dell'ansia, cioè l'ansia viene bloccata dalla ripetitività, che può essere parole, che può essere gesti, che possono essere movimenti, o che possono anche essere abitudini ossessive come orari o sequenze di azioni. Tutto ciò che è ripetitivo costituisce per l'autistico un engine, cioè un gancio, un modo per bloccare l'ansia. E perché è proprio l'ansia che poi fa scatenare moltissime reazioni che qualcuno erroneamente dell'insegnante chiama di iperattività. Realmente non sono azioni di iperattività, sono azioni di ansia eccessiva, che trovano poi la loro espressività in alcuni gesti. Ecco, questo è molto importante da comprendere, perché se no noi non riusciamo a interagire con il ragazzo autistico. Allora, cosa bisogna fare? Ecco, intanto, quando abbiamo a che fare in un'aula, in qualunque posto, bisogna posizionarsi al centro della scena, utilizzare oggetti di gradimento del ragazzo e enfatizzare gli aspetti positivi, esagerare le espressività gestuali, verbali nostre, o imitare quello che fa per entrare in un rapporto di empatia. Attenzione, siamo noi che dobbiamo metterci in contatto, non lui. E questo è un ribaltamento un pochino della problematica, e diventa fondamentale, perché il ragazzo autistico è un ragazzo autistico, siamo noi che dobbiamo entrare nel suo mondo, comprenderlo, decodificarlo, così come si fa, ecco, con la stella di Rosetta. Una volta non si capivano i linguaggi, e perché non c'era la stella di Rosetta, nessuno li aveva decodificati, quindi non si capiva per nulla. Uno degli aspetti importanti di questa decodifica qual è? Quello degli aspetti sensoriali. Andiamo sul pratico. Molte insegnanti o molte mamme a un certo punto vedono che il ragazzo non entra nell'aula, sta per entrare nell'aula e a un certo punto scappa. E allora è iperattivo? No. Probabilmente nell'aula è stata disinfettata con qualche sostanza che il ragazzo sente maggiormente. Cosa vuol dire? Nell'ambito dell'aspetto autistico esistono delle sensibilità diverse, cosiddette alterate, ma semplicemente diverse, cioè o in senso iper o ipo. Quindi o gli odori vengono sentiti in maniera esasperata o no. Così anche come gli altri sensi. Il ragazzo entra nell'aula, all'improvviso chiude le serrande, oppure si tappa gli occhi.
e questo non viene capito, quasi mai nessuno lo comprende. La realtà è molto semplice. Il suo sistema sensoriale visivo percepisce la luce in maniera eccessiva. Immaginate di avere davanti a voi, per esempio, lettore puntato sui vostri occhi. Cosa fareste? La stessa cosa, vi tappate gli occhi oppure cercate di chiudere qualunque possibilità di luce che vada a colpire i vostri occhi. Ma non perché gli occhi siano alterati, ma perché esiste questa anomalia sensoriale che fa percepire esageratamente tutto questo. La stessa cosa a livello del tatto. A livello del tatto ci può essere, ecco qui, è un po' importante perché da un punto di vista dell'esperienza tattile abbiamo due modalità. O un'esperienza esagerata per cui solo toccare, ecco, quel ragazzo. Quante volte può essere successo a qualche insegnante che magari va per fargli una carezza, per avvicinarsi, e questo comincia a strillare perché ha percepito quella carezza in maniera come uno schiaffo, esagerata. Oppure al contrario, c'è una iposensibilità, quindi il ragazzo percepisce di meno. Allora in questo caso bisogna utilizzare tutti quegli schemi operativi importanti per stimolare la sensibilità, e qui entrano in gioco parecchie cose, la pet therapy, ci sono moltissime situazioni che praticamente amplificano, invece aiutano il contatto fisico. Tra parentesi, il contatto fisico fra cose, oggetti, animali e persone diventa anche un aspetto riabilitativo importante in questi casi. Naturalmente, prima di sottoporsi a tutto ciò bisogna fare una valutazione, perché, ripeto, essendo queste sensibilità diverse o in iper o in ipo, bisogna naturalmente fare la valutazione attenta, individuale, di quel bambino, di quel soggetto, di quella persona, in modo da, diciamo, fare in modo che la nostra il nostro entrare in contatto sia efficace, e non possiamo fare errori di valutazione. Ecco, esiste anche una ipersensibilità al suono, perché coinvolge tutti gli elementi, tutti i cinque sensi. Pensate che l'ipersensibilità al suono nei soggetti ad alto funzionamento, cioè in quella parte dei soggetti autistici più elevata, no? Cosiddetti geni in qualche modo, produce i grandi artisti del suono, grandi musicisti sono stati anche autistici per questa ipersensibilità al suono. Oppure, negli altri casi, una ipersensibilità al rumore. Non si può parlare, per esempio, per molti soggetti a voce alta, perché o anche una voce semplicemente di tono normale, perché la percepiscono come delle urla. Quindi il ragazzo, il bambino che entra a scuola, a un certo punto si tappa le orecchie e nessuno lo capisce, perché è una cosa molto semplice da comprendere se si decodifica, come stiamo facendo, gradatamente tutto ciò. Ecco, poi abbiamo l'attenzione, il disturbo dell'attenzione. Di solito esistono dei tempi brevi di attenzione, cioè è difficile portare un bambino, un ragazzo, in tempi di attenzione più lunghi, ma questo può essere sfruttato a sua volta in aspetti positivi, cioè con esercizi di focalizzazione breve dell'attenzione possiamo recuperare la sua capacità attentiva e nello stesso tempo, per i ragazzi normotipici, insegnargli l'attenzione mirata o la memorizzazione veloce di alcune parole, di alcune frasi e di alcuni concetti. Dico, non sarò qui a spiegarvi delle tecniche, sono molto interessanti, soprattutto anche perché sono gli studi scientifici che hanno permesso non soltanto di entrare in contatto con le persone con disturbo autistico, ma anche
con le stesse tecniche migliorare e perfezionare le persone, i ragazzi cosiddetti normotipici, quelli che noi diciamo che sono normali. Ecco, questo è veramente il modo migliore per prevenire i comportamenti problematici e anche nell'insegnare attivamente a tutti i bambini, ecco, le abilità comunicative e sociali. Questo del mondo dell'autismo diventa importante nell'educazione anche e soprattutto dei nostri bimbi, quindi dei nostri ragazzi cosiddetti normali. E io con questo vorrei augurare che in questa bilancia dove tutti parlano di autismo, dove tutti parlano di inclusione ma non si include mai nessuno, dove tutti parlano di inclusione ma non sanno come effettuarla, ecco, chiaramente non sarà questa piccola diciamo pillola di conoscenza su questa problematica, ma sicuramente un input per molti a conoscere di più, a saperne di più e in modo tale che la nostra società può veramente considerarsi evolutiva. Professoressa, lei ci ha fornito un'immagine, un quadro che è rappresentativo rispetto all'argomento che stiamo affrontando oggi. Perché? Se vogliamo vederlo un attimino insieme, intanto il quadro è stato disegnato da una persona abbastanza importante, un ingegnere, un grande artista, sicuramente ha messo anche questo quadro a disposizione per diciamo l'autismo, è stato anche messo a disposizione in una manifestazione chivaniana per la raccolta fondi per i bambini autistici, ma io vorrei che lo osservaste accuratamente. Vedete, esistono diversi volti, questi chiaramente rappresentano i diversi volti della manifestazione autistica, non tutti sono uguali e quindi la difficoltà spesso della diagnosi è rappresentata proprio dalla differenza di espressività. Vediamo un volto con l'occhio chiuso, se avete ascoltato la mia spiegazione lo capite subito adesso, perché molti si tappano gli occhi per la luce intensa, per l'alterazione diciamo della sensibilità visiva, altri invece spalancano di più gli occhi perché non riescono a percepire correttamente gli stimoli ambientali, spesso si voltano dall'altra parte perché noi sappiamo che l'incrocio dello sguardo del ragazzo autistico spesso questo non avviene. Ecco, se voi osservate oppure anche questo disegno della bocca molto accentuato come una sensibilità particolare, per esempio molti bambini autistici tendono a portare alla bocca, questo lo fanno tutti i bambini per la verità, per un fatto di conoscenza, perché noi abbiamo molti recettori nelle labbra, quindi è un fatto anche di conoscere gli oggetti, ma in particolare questo avviene anche di più in alcuni ragazzi autistici, quindi abbiamo trovato questo quadro veramente molto indicativo, molto esplicativo e spesso lo adopereremo anche come chiamiamolo totem di molte trasmissioni e molti diciamo conferenze che saranno dedicate quest'anno all'autismo. Professoressa, lei l'ha definita una piccola pillola, ma io penso che sia un grande inizio. Oggi lei ci ha insegnato tantissimo su come relazionarci con gli autistici ed evitare degli errori che spesso noi facciamo. Io non so veramente come ringraziarla, è stato un immenso piacere ascoltarla, penso che tutti dovrebbero ascoltare questa puntata. Grazie professoressa e a presto. Un grande abbraccio a tutti, grazie. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.